Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul canale. Oggi siamo in un video pack opening, più precisamente in un pack opening vintage o semi vintage. Le carte in questione le ho acquistate da Vinted e vediamo un po' in che condizioni sono e vediamo se ho fatto l'affare. A fine video vi dirò ovviamente quanto l'ho pagate e sarete poi voi nei commenti a scrivermi se ho fatto bene o se ho fatto male. Innanzitutto mi scuso per questa piccola assenza di circa 2 settimane, ma ero sotto sessione con gli esami e non riuscivo a fare nient'altro, ve lo posso assicurare. Comunque in questi giorni ho spacchettato, ho trovato varie carte, ho spacchettato blister da 3 buste, collezione di 151, penso che vi metterò un video qui in schermo dove vi farò vedere i pull che ho trovato, e altre collezioni varie, tipo quella di Pikachu B, e Mini Team, insomma ho spacchettato un bel po', ma non riuscivo mai a trovare tempo per fare i video, non perché non avevo tempo di registrarli, ma il problema mio è il tempo che ci metto per poi editarli. Quello lì è veramente un bel mattone da tirare su. Detto questo, non perdiamo altro tempo, andiamo subito a vedere cosa c'è in questo pacco. Andiamo ad aprirlo con il nostro taglierino fotonico. Vediamo un po' se riusciamo. Direi di sì. E vediamo un po'. Allora, imballaggio per ora promette bene. Vediamo un po' come sono state conservate le carte. Abbiamo un tizio, va bene. L'abusivismo è la condanna, costano 500 milioni. Ok, andiamo ad aprire. Madonna, ragazzi, mi ci ha messo... Ma cosa? Ma raga, ma come l'ha spedito? Dentro un CD, dentro un porta CD. Ma bellissimo. Ma raga, ma... Ai, però un po' dondolano, sentite? Ecco, dondola anche il telefono. Brutta cosa questa qui. Però andiamo a vedere come sono messe. Allora, ho dovuto levarle per non fare degli spoiler. Ho notato che le ha messe 2 dentro ogni sleeve. Ai, questo packaging ragazzi per me è quasi vicino alla bocciatura, fatemi sapere voi comunque. Andiamo a vedere la prima sleeve, qui c'è la bomba qua dietro che vi farò vedere per ultimo, vi dico già condizioni non delle migliori, ma andiamo a vederla alla fine. Partiamo con questo Skitty Reverse, eccolo qua, di diamante e perla se non mi sbaglio, condizioni non male, devo dire non male, forse un excellent se lo può anche meritare. E lo andiamo a mettere qui. Continuiamo con un'altra carta reverse che è Crowdant Reverse, molto bella questa qui, carta del 2004, anche questa condizioni non male, quindi ci sta come acquisto. Prossima carta all'interno della solita sleeve, raga questa cosa mi triggera troppo. Rhyperior olografico, sempre del set diamante e perla, carta veramente veramente figa. Vedo qui un po' di vedete difetti nella parte del lato della carta. Ma raga, non è rovinata. Ragazzi, guardate, sembra che non ci sia stato messo il colore, vedete, è completamente bianca tutta la linea, guardate, assurda sta carta, raga, potrebbe dargli un valore in più? Non lo so, chiederò ai più esperti, ne conosco qualcuno di ragazzo più esperto riguardante gli errori di stampa, però ragazzi, carta niente male, da mettere in collezione, ovviamente per il master set. Vi ricordo che continueranno i video sulla collezione, continueranno ragazzi, buonissima notizia, ho finito di acquistare tutti gli album per inserire tutti i set dal 1999 a oggi. Ovviamente continuiamo con la prossima carta, abbiamo un Shiftry Reverse di Tempeste di Sabbia, non mi veniva il nome, ragazzi questa reverse è formidabile, non ha un graffio a parte qua sopra, ma minchia, non ha un graffio ragazzi, bellissima, condizioni near mint questa veramente, condizioni near mint, mamma mia che carta, che ho cercato di dare una posizione più decente alle carte. Andiamo alla prossima carta
E abbiamo, ragazzi, un altro Shiftry, un po' più recente, sempre di diamante e perla, in realtà anche questo è reverse. Molto bella, mi mancava per il master set. E infine, ragazzi, è arrivato il momento, cerco di non sdrucciarla troppo, ma anche se è abbastanza rovinata. Questa carta, vi dico già che è una fuoriserie, è molto bella, anche se è rovinata, ma la maggior parte del rovinamento, possiamo dire così, sembra più sudicio, sporco che altro, a parte ovviamente le varie pieghe, ma non ci metterò mano, non sono un esperto in questo. E ragazzi, abbiamo questa piccola bombetta, un bellissimo Charmeleon, guardate anche qui è un po' graffiata, Charmeleon olografico, ragazzi, Charmeleon olografico del 2003, tra l'altro la mia data di nascita, e fuori serie 99 su 97 in inglese. Veramente, veramente una bella bomba, ragazzi, da avere in collezione. C'è anche il Charmander e il Charizard, ma beh, diciamo che costano un po' di più, ma arriveranno anche quelli. Bene, ragazzi, questo è l'unboxing vintage di quest'oggi, sicuramente ne arriveranno altri. Fatemi sapere nei commenti, secondo voi, se ho fatto bene a pagarle totali senza spedizione ben 20 euro. Ragazzi, 20 euro, mi sono portato a casa delle bellissime reverse e due olografiche, tra cui un bellissimo Charmeleon fuori serie olografico. Quindi, ragazzi, il prezzo è di 20 euro, fatemi sapere se ho fatto un affare oppure no. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Da Dedome è tutto. Ciao, ragazzi, ciao!